La visione del cielo notturno da gennaio a marzo dalle medie latitudini dell'emisfero boreale. A metà serata guardando a nord. Nella parte centrale del cielo, a nord si impone il gruppo delle sette stelle del Gran Carro. Questa figura fa parte di una formazione maggiore, la costellazione dell'Orsa Maggiore. Nella mitologia, l'orsa era originariamente una ninfa trasformata in animale per avere avuto un rapporto amoroso con Giove. Se potessimo girare intorno alle stelle del Gran Carro, vedremmo la sua figura cambiare aspetto. Questo viaggio immaginario rivela le loro diverse distanze dalla Terra. Nel timone del carro si trova una stella doppia, Mizar, e la sua compagna più debole, Alcor. In questa animazione vediamo che Alcor è alquanto lontana da Mizar. I grossi telescopi mostrano che Mizar, molto più vicina, ha un'ulteriore compagna, e lo stesso si verifica con Alcor. Dalle stelle Merak e Dube alla stella polare o stella del nord, che si trova nell'Orsa Minore. Ritornando al Grande Carro, in prossimità di Merak si trova la nebulosa Gufo M97. Con un telescopio di medie dimensioni si vede un guscio di gas che inviluppa una nana bianca, una stella morente. Un po' a ovest del Grande Carro si trova la galassia spirale M81. È già visibile con un buon binocolo, ma si vede meglio con un piccolo telescopio. E appena a nord, M82, una spirale vista di taglio. Entrambe le galassie sono a circa 10 milioni di anni luce dalla Terra. A est di Mizar c'è un'altra galassia spirale, M101. Distante 23 milioni di anni luce, può essere vista con piccoli telescopi. Prolungando una linea da Merak e Dube attraverso la polare, arriviamo a Cassiopea, immersa in piena Via Lattea. Il suo mito ci parla di una regina vanitosa condannata per sempre a ruotare intorno al polo celeste nord. In questa regione si vedono moltissimi astri. Ammassi come M52, visibili con binocoli, e a destra la nebulosa bolla NGC 7635. Poco più a nord della W di Cassiopea troviamo il punto dove apparve la stella di Tycho, una supernova avvistata nel 1572. Divenne così brillante da poter essere vista a occhio nudo in pieno giorno. Era esplosa una nana bianca. Un'immagine radio in Cassiopea, di fatto la sorgente radio più intensa del cielo, Cassiopea A. È il residuo di una supernova scoperta nel 1660. Di nuovo, come riferimento, ritorniamo al Gran Carro. Tracciando una linea verso lo zenith, il punto sopra la nostra testa, arriviamo alla luminosa stella gialla Capella. Capella è nella costellazione di Auriga, il Cocchiere. Si tratta di un gruppo esteso ed evidente, ma anche incompleto. Il confine della costellazione passa sopra Alnat, una stella ora assegnata alla confinante costellazione del Toro. Capella, la sesta stella più brillante del cielo. Capella in realtà consiste in due stelle, situate a 42 anni luce dalla Terra. Si tratta di stelle giganti. La maggiore misura 18 milioni di chilometri di diametro, 13 volte più del Sole. In Auriga troviamo un triangolo di stelle noto come Capretti, prospetticamente assai prossimi a Capella. Il capretto più brillante è Epsilon Aurigae. Anche con Epsilon Aurigae siamo di fronte a una stella multipla. Ogni 27 anni questa lontana stella supergigante riduce la sua luce alla metà del valore normale. Ciò è dovuto a un'eclisse provocata da una coppia di stelle compagne avvolte in un disco di polveri. Dei Capretti fa parte anche la binaria Zeta Aurigae. Quando questa stella gigante arancione è eclissata da un compagno più piccolo, la luminosità globale della coppia si riduce del 25%.
Auriga, essendo in piena Via Lattea, osservata con un binocolo, rivela splendidi gruppi di stelle. Ammassi come M38, M36 e M37. Una linea che parte da due stelle del Gran Carro ci porta a Mirfak. È nella costellazione di Perseo, alta nel cielo occidentale. Perseo, un eroe della mitologia greca, si trova in una regione della Via Lattea molto ricca di stelle e davvero affascinante, osservata con un binocolo o con un piccolo telescopio. Un campo più ampio permette di scoprire due aree piuttosto vuote di stelle che occupano uno spazio esteso in alto nel cielo boreale. La prima è la Giraffa. Situata a est di Perseo, è priva di stelle luminose. L'adiacente costellazione della Lince possiede solo una stella luminosa. Si dice che occorrano occhi da lince per riconoscere questa figura. Concludiamo così l'osservazione del cielo boreale. Ecco il cielo in direzione sud, visto dalle medie latitudini dell'emisfero boreale e quindi anche dall'Italia. Una figura domina il cielo, Orione, una costellazione adornata da stelle brillanti e da magnifiche nebulose. Orione è la costellazione del cacciatore che fu ucciso da uno scorpione. In cielo, quando lo scorpione sorge, Orione tramonta. Le stelle al centro formano la cintura di Orione che sostiene la spada. Questa è la visione che si ha dalla Terra. Se noi cambiassimo la nostra posizione nello spazio, girando intorno a Orione, le sue stelle ci apparirebbero in posizioni diverse, rivelando le loro differenti distanze dalla Terra. Questa immagine mostra il vero colore delle stelle, rilevabile variando la messa a fuoco della macchina fotografica. La maggior parte sono molto calde e blu-bianche. Questo indica una temperatura superficiale compresa fra 12 e 35.000 gradi. La stella luminosa in alto a sinistra di Orione è arancione perché la sua superficie è molto meno calda. Questa è Betelgeuse, una gigante 15 volte più massiccia del Sole. Se fosse al posto del Sole, la superficie di Betelgeuse arriverebbe tra le orbite di Marte e Giove. Il centro della spada di Orione contiene una delle meraviglie del cielo. Una stella sfocata a occhio nudo, ma una visione stupenda con un grosso telescopio. È M42, la grande nebulosa di Orione, una nube di polvere e gas che ha un'estensione di 30 anni luce, un luogo dove nascono le stelle. Il nostro Sole nacque da una nube simile oltre 4 miliardi e mezzo di anni fa. Una stella appena nata in un guscio di polveri e un'altra appena visibile. Questa animazione mostra un guscio che si appiattisce in un disco intorno a una giovane stella. Dall'evolversi e dal consolidarsi del disco si forma un sistema planetario. La cintura di Orione, in prossimità della stella Zeta, nota anche come Alnitak, nasconde un'altra meraviglia. In questa immagine, Alnitak è in alto a sinistra. Vicino ad essa vi è la nebulosa Fiamma. E poi si vede l'astro più celebre, la nebulosa Testa di Cavallo, una nube oscura di polveri visibile solo con grossi telescopi. La brillante stella Rigel, che rappresenta il piede sinistro di Orione. È distante 770 anni luce e brilla 60.000 volte più del Sole. Possiede un piccolo compagno, una stella media, difficile da distinguere perché immersa nel bagliore di Rigel. Una veduta più panoramica del cielo a sud. Sotto Orione, la costellazione della Lepre. Alla destra, Eridano, il fiume celeste, una delle costellazioni più ampie e più lunghe. Utilizzando Orione come riferimento, se tracciamo una linea dalla cintura verso nord-ovest, raggiungiamo la brillante stella Aldebaran. Aldebaran è in Toro, una costellazione dello zodiaco, pertanto il Sole, la Luna e i pianeti talvolta si muovono su questo sfondo di stelle.
Aldebaran è l'occhio scintillante della costellazione del Toro. In questo ammasso a forma di V, gli antichi vedevano la testa del toro, le Iadi, ben visibili con un binocolo. Vicino troviamo un altro ammasso, le Pleiadi o sette sorelle. In questo gruppo l'occhio nudo distingue sette stelle, ma i binocoli ne rivelano dozzine. I moderni telescopi mostrano che l'ammasso è costituito da centinaia di giovani stelle calde e brillanti. Ancora il toro e sulla punta di un suo corno la stella Zeta Tauri. Vicino ad essa, con un modesto telescopio, si può vedere una piccola macchia nebbiosa. Ma un grosso telescopio mostra che si tratta della nebulosa del Granchio, i resti di una supernova, il risultato di una gigantesca esplosione stellare. La supernova fu vista vicino a una luna crescente nel 1054. Qui la vediamo dipinta in una grotta situata nel sud-ovest degli Stati Uniti. Ciò che rimane della stella esplosa all'interno della nebulosa del Granchio ruota 30 volte al secondo emanando un fascio di luce. È una pulsar. Ancora nel Toro scopriamo due galassie interagenti collegate tra loro da un ponte di materia. Sono le galassie NGC 1409 e 1410. Una linea tracciata dalla cintura di Orione attraverso Betelgeuse conduce alla stella Castore, una stella bianca. La sua vicina, Polluce, è arancione. Sono la coppia dei Gemelli, un'altra costellazione dello zodiaco. Castore e Polluce rappresentano le teste di questa coppia stellare ritenuta protettrice dei marinai. Ma la realtà doveva rivelarsi stupefacente. Con un piccolo telescopio Castore appare come una stella doppia, mentre lo spettroscopio rivela sei stelle, quattro molto calde e bianche e due poco luminose e rosse. Esse formano tre coppie troppo strette per essere viste con un normale telescopio. Ancora nei Gemelli e appena visibile a occhio nudo, l'ammasso M35. Centinaia di stelle. Sempre nei Gemelli, NGC 2392, la nebulosa Eskimo. Gusci di detriti prodotti dalla stella centrale morente. Se da Orione ci spostiamo verso est, troviamo Procione, la brillante stella del cane minore. Procione è vicina solo 11,4 anni luce dalla Terra. Con sette volte la luminosità del Sole, ci appare come una delle stelle più brillanti. Potenti telescopi rivelano che ha una debole compagna, una nana bianca. Tra Orione e il cane minore si trova la costellazione dell'Unicorno. Qui siamo in una regione dove nascono le stelle. Gas luminoso, bande oscure di polvere e sulla sommità la stella S Monocerotis. A sud e invisibile con piccoli telescopi, la nebulosa Cono, resa visibile dal gas circostante illuminato da stelle giovani molto calde. Infine, in Unicorno, la nebulosa Rosetta. Parti di essa sono visibili con un piccolo telescopio, ma la visione completa si ottiene solo con strumenti potenti. Qui un addensamento di stelle neonate in un nido di gas luminoso. A est dell'Unicorno e dei Gemelli, le poco evidenti stelle del Cancro, un'altra costellazione dello zodiaco. Nella mitologia greca, il Granchio fu schiacciato da Ercole mentre l'eroe combatteva contro l'Idra, il serpente di mare. Il Granchio fu ricompensato con la sua collocazione in cielo. Il Cancro contiene M44, un ammasso stellare noto come Presepio o Alveare. A occhio nudo è una macchia nebbiosa. Il binocolo rivela uno sciame di decine di stelle. Una linea condotta da Castore verso Polluce, molto oltre i Gemelli, ci porta a un piccolo gruppo stellare. È la testa dell'Idra, la costellazione del serpente marino. Continuando in questa direzione, raggiungiamo Alpard, la stella più brillante dell'Idra. Questa prospettiva allargata torna al punto di riferimento Orione e conclude la visione nel cielo australe.
Una linea condotta dalle tre stelle della cintura verso sud-est ci conduce a Sirio, la più brillante stella del cielo. Sirio è nel cane maggiore, che con il cane minore costituisce i due cani del cacciatore Orione. Al telescopio si vede un piccolissimo compagno, una nana bianca chiamata Sirio B. Il cielo dall'emisfero boreale. La visione del cielo notturno da gennaio a marzo dalle regioni equatoriali. A metà serata, guardando verso l'orizzonte nord, al primo sguardo si vede una regione povera di stelle. La giraffa si vede molto più bassa di quanto non appaia dall'emisfero boreale. Lo stesso avviene per le stelle della Lince. A est, la costellazione dell'Orsa Maggiore, che include il Gran Carro. La stella del nord, la Polare, è ora prossima all'orizzonte. Da sud dell'equatore, la Polare non è visibile. Più in alto si vede un cielo con più stelle. Sono quelle del Leone, una figura dello zodiaco. Verso ovest, il Cancro, un'altra costellazione zodiacale. Sempre nello zodiaco, le figure sono molto più dense di stelle rispetto ai Gemelli e al Toro. Più in basso, attraverso la stella Alnat, troviamo il Cocchiere con la sua brillante stella Capella. E infine, ancora più in basso, le stelle di Perseo, l'eroe. Il cielo boreale visto dalle regioni equatoriali. Il cielo australe visto dalle regioni equatoriali con la figura arcuata della Via Lattea. L'Idra, il serpente marino, è appena a est dello zenith. Verso ovest la brillante Procione e poco sopra la figura dell'unicorno, quindi la bella costellazione di Orione, il cacciatore. Ai piedi di Orione la lepre e leggermente ad est la brillante Sirio nel cane maggiore. Sotto c'è la magnifica Poppa e a est, sull'altro lato della Via Lattea, la piccolissima Bussola. A ovest della Poppa si trova la costellazione della Colomba. E alta, a sud-ovest, una delle figure meno cospicue, le due stelle del Bulino dell'Incisore. A sud della Poppa, la Carena, con la stella Canopo, la seconda più brillante del cielo. Un po' a nord-est, la Vela o le Vele. Originariamente, Vela, Carena e Poppa formavano un'unica costellazione, la nave Argo, la più estesa di tutte, che venne poi suddivisa in tre parti. La seguente è la costellazione meglio conosciuta del cielo australe, una figura che ha guidato i marinai per secoli, la Croce del Sud. Vicino, le stelle del Centauro, metà uomo, metà animale. Come riferimento per l'ultima costellazione del cielo australe, utilizziamo Orione e la brillante stella che ne indica il piede sinistro, Rigel. Rigel è vicina all'inizio del fiume celeste Eridano, una figura poco riconoscibile che serpeggia dallo zenith fino al cielo occidentale. Termina in prossimità dell'orizzonte con Achernar, la sua unica stella brillante. La nostra visione del cielo equatoriale. Alle medie latitudini dell'emisfero meridionale, dove a fine estate le notti sono relativamente brevi. E questa è la nostra visione delle costellazioni da gennaio a marzo. A metà serata, guardando verso nord. Il cielo a nord è dominato dalle stelle di Orione. Con la visione capovolta rispetto a chi guarda da nord, questo è Orione correttamente posizionato per chi guarda da sud. Questa visione non è descritta dalla mitologia, perché i greci non osservarono mai dall'emisfero australe. Alla destra della cintura di Orione si trova Alnitak, qui vista in basso, con la famosa nebulosa Testa di Cavallo, una grande nube di gas in silhouette. La Testa di Cavallo è visibile solo con i maggiori telescopi, ma qui, nella spada di Orione, c'è una nebulosa percettibile già ad occhio nudo come una piccola macchia nebbiosa.
attraverso i più potenti telescopi, si rivela come la grande nebulosa di Orione. A ovest di Orione, Eridano, che gli antichi avevano interpretato come un fiume, e sopra Orione le stelle della Lepre. Esse ci aiutano a trovare IC-418, una nebulosa planetaria distante 2000 anni luce. IC-418 ci dà l'immagine che assumerà il Sole dopo la sua trasformazione in gigante rossa. Orione, il nostro infallibile riferimento. Dalla sua cintura, una linea tracciata verso la stella Aldebaran, il gagliardo occhio del toro. Secondo la mitologia greca, Zeus, innamoratosi della bella Europa, si tramutò in un toro maestoso. Europa gli salì in groppa e Zeus la portò dalla Fenicia a Creta. Del toro è visibile solo la parte anteriore. Le stelle che formano una V e ne identificano il muso costituiscono l'ammasso aperto delle Iadi e sono visibili ad occhio nudo come le Pleiadi. Quest'ultimo ammasso, generalmente noto come le Sette Sorelle, è l'ammasso aperto più famoso. Ancora Orione. Un allineamento che passa per Bellatrix ci porta alla brillante stella Capella. È il gioiello dell'Auriga, una figura facilmente riconoscibile che condivide una stella con il toro. Una linea dalla cintura di Orione attraverso Betelgeuse ci porta a Castore. Castore è una stella sestupla, ma attraverso un piccolo telescopio appare solo doppia. Nella costellazione dei Gemelli, Polluce è l'astro più brillante. Castore è la stella bianca immediatamente sotto il suo partner arancione. Nella mitologia, Zeus mise entrambi i gemelli in cielo in modo che rimanessero inseparabili. Una visione più ampia. Da Bellatrix in Orione, attraverso Betelgeuse, raggiungiamo Procione nel Cane Minore. Procione si presenta come una stella brillante, ma l'altra stella della costellazione, la Beta del Cane Minore, è un po' più debole. Più alta nel cielo troviamo la poco appariscente costellazione dell'Unicorno. Nella parte più prossima a Betelgeuse si trova l'ammasso stellare al centro della nebulosa Rosetta. Nelle notti più limpide si può percepire con piccoli telescopi. Vicino troviamo Trampler 5, un antico ammasso stellare. Privo di stelle giovani e brillanti, questo ammasso contiene stelle deboli che bruciano lentamente. Nei pressi vi è la nebulosa variabile di Hubble. La sua apparenza variabile è probabilmente dovuta al passaggio di nubi di polvere. Muovendoci verso est, dall'appariscente Gemelli al meno visibile Unicorno, incontriamo un'altra costellazione poco rimarchevole, il Cancro, la cui figura si nota bene al binocolo. Come i Gemelli, il Cancro è nello zodiaco, uno dei pochi motivi per i quali questa costellazione è famosa. Da Castore verso Polluce nei Gemelli, una linea ci conduce a un piccolo gruppo di stelle che formano la testa dell'Idra, il serpente marino, appena visibile a occhio nudo. Più lontano, la stella Alpard, detta la solitaria per l'assenza di astri luminosi nelle vicinanze o entro l'intera estensione dell'Idra. Una visione più ampia per vedere gli allineamenti da Orione. Dalla cintura, estendendo una linea verso l'alto, raggiungiamo Sirio, la stella più brillante. Sirio, la stella del cane, qui è vista con la sua compagna. Distante 8,7 anni luce dalla Terra, Sirio è il faro del cane maggiore. Questa costellazione ha un altro aspetto interessante. M41, un ammasso di 80 stelle percepibile anche a occhio nudo, ampio come la Luna. Dal cane maggiore ci muoviamo verso le stelle della Poppa, dove troviamo una macchia di luce visibile con i binocoli. M46, un ammasso di oltre un centinaio di stelle che contiene al suo interno, in basso a destra, una nebulosa planetaria. Concludiamo così la visione del cielo verso nord dall'emisfero meridionale.
Dalle medie latitudini dell'emisfero australe, la visione a sud inizia con riferimenti nautici. Innanzitutto, la costellazione della Poppa. Quindi, la costellazione della Vela. E terza, sotto, la costellazione della Carena. Alla sua estremità ovest, la seconda stella più brillante del cielo, Canopo. Avvicinandoci alla Poppa, la nostra attenzione è attratta da un globulo debole ma affascinante, noto come CG4. Si tratta di una nube di polveri del diametro di diversi anni luce, dispersa dalla radiazione prodotta da stelle molto calde. Una medusa cosmica che si ritrae. Quattro stelle talvolta scambiate per la Croce del Sud. La forma è la stessa, ma la falsa croce è più ampia, più simmetrica e meno brillante della croce australe, la vera Croce del Sud. Allargando l'inquadratura, compare la Croce del Sud. Eccoci ai resti di una favolosa supernova sparsi attraverso i bordi della Poppa e della Vela. Estendendosi per 40 gradi nel cielo, i resti della supernova della Vela rappresentano la materia sparsa nello spazio da una o più antiche esplosioni. Questi detriti stellari sono visibili solo con ottimi strumenti. Ora verso est, a NGC 3132, la nebulosa planetaria ad anello del sud, ben visibile con piccoli telescopi. Ritornando alla Carena, una delle tre costellazioni che una volta formavano la nave Argo, presso il suo confine nord troviamo la più bella nebulosa della Via Lattea, NGC 3372. Ricca di stelle giovani, alcune tra le più brillanti e massicce della galassia, è la nebulosa di Eta Carinae, visibile a occhio nudo. All'estremità ovest della Carena, la brillante Canopo si impone agli sguardi. A sud di Canopo vi è la debole costellazione del Pittore. Nella sua punta occidentale vi è Beta del Pittore, anch'essa visibile ad occhio nudo. Ma oscurando la luce della stella, appare un disco di polveri. In questa animazione, una zona del disco sembra povera di polveri. La causa potrebbe essere un pianeta orbitante intorno alla stella. L'informazione proviene dal telescopio spaziale Hubble. A nord-ovest del Pittore e visibile al binocolo, brilla la stella di Captain, una nana rossa distante appena 12,8 anni luce, della quale è possibile misurare il rapido spostamento. A sud del Pittore troviamo il Dorado e all'estremità sud-est la macchia luminosa della Grande Nube di Magellano. Queste immagini mostrano stelle che girano intorno al polo celeste australe. La Grande Nube di Magellano è in alto a destra e sovrasta la Piccola Nube di Magellano. Entrambe sono galassie satelliti della Via Lattea. La Grande Nube unisce il Dorado con la Mensa, la costellazione della Tavola. A nord-est c'è la figura del Pesce Volante. Nel cielo occidentale, Eridano, nome classico del fiume Po, arriva fino ad Achernar. La brillante Achernar è un ottimo riferimento per trovare il poco visibile polo australe. Su una linea che congiunga Achernar alla Croce del Sud, il polo si trova a metà strada. Appena sotto, la figura dell'Ottante, la nostra ultima costellazione. Si conclude qui la visione del cielo notturno da gennaio a marzo, dalle medie latitudini dell'emisfero australe.